Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato ed ho trovato l'invaso. Nel giorno della liberazione Capracotta ricorda due suoi figli ammazzati dai tedeschi 80 anni fa, i fratelli Fiadino, Rodolfo e Gasperino. Dopo 80 anni il ricordo è ancora vivo, Sindaco? Ma certamente dobbiamo non solo ricordare, ma dobbiamo alimentare tutti i giorni la memoria. Questo è stato uno dei tanti atti cosiddetti di resistenza passiva, perché loro avevano dato ospitalità a dei prigionieri neozelandesi dell'esercito alleato, quindi, che erano scappati da Sulmona. E questa fu un'azione di rappresaglia, di una vigliaccheria unica e inaudita, perché in effetti avevano semplicemente dato ospitalità, ecco. Però questo dà la cifra di quanto sia stato duro quel periodo e di quanto però sia stato importante il sacrificio e il lavoro che hanno fatto in tanti. Oggi, se noi possiamo godere di questa libertà, è anche grazie al sacrificio di queste persone. Quindi mai dimenticare, viva il 25 aprile, la festa della liberazione, che, voglio dirlo in maniera chiara, non è una festa divisiva. È la festa di tutta l'Italia ed è la festa più importante, perché è la festa della libertà. Gasperino Fiadino, questo è un giorno per non dimenticare. Ma assolutamente sì, anche perché è un ricordo a cui teniamo tantissimo in famiglia, anche soprattutto gli ultimi tempi, con l'aria che si respira con un certo tema di revisionismo su tutta quella che è stata, diciamo, la storia che abbiamo, cioè, che si è vissuto. Quindi queste testimonianze sono assolutamente importanti, quindi dobbiamo assolutamente ricordare e tenere viva la memoria di tutto quanto accaduto per cercare di non rifare gli stessi errori, almeno così speriamo. Noi abbiamo il dovere di ricordare affinché questi episodi non accadano mai più. Allora oggi li ringraziamo facendo questo gesto.